Sì, questa è una decisione politica diversa da quella che era stata presa in un primo tempo, per via di risorse che sembravano non disponibili e soprattutto non reperibili a brevissimo tempo. Si era detto, come voi ricordate, come i vostri spettatori ricordano, si era detto che si sarebbe intervenuto per un aumento della detrazione che consentisse di mettere in tasca alla fine di maggio ai lavoratori dipendenti, diciamo, una cifra variabile attorno a 80-85 euro al mese per quelli che più o meno hanno un salario attorno a 1500 euro. E in quel momento si decise di non affrontare la questione dei cosiddetti incapienti, che sono quei lavoratori dipendenti, stiamo parlando sempre di lavoratori dipendenti, che a causa del salario basso che percepiscono o a causa del carico di detrazioni che grava su di loro, non pagano IRPEF. Quindi se io aumento una detrazione a uno che non paga IRPEF, naturalmente non sono in grado di dargli vantaggio. Che cosa si è deciso politicamente di fare? Di affrontare la soluzione di dare a questi, anche a questi lavoratori, diciamo, una cifra nell'ordine, adesso si stanno definendo le cose tecnicamente perché la decisione politica è stata presa di recente, nell'ordine di quello che si darà agli altri lavoratori. Naturalmente questa operazione presenta problemi perché bisogna trovare altre risorse per la copertura e bisogna usare il meccanismo della cosiddetta, in termini gergali, imposta negativa. Un'imposta negativa è un meccanismo attraverso il quale lo Stato, invece di prendere l'imposta, dà, e cioè conferisce un assegno, un bonus, chiamiamolo come si vuole. Il processo di individuazione delle risorse necessarie è ampiamente in corso. C'è anche stato e c'è un problema di calcolo delle risorse necessarie per fare questa seconda operazione. Io penso che nei prossimi giorni concluderemo questo, ma l'importante è la decisione che è stata presa e verrà rispettata. Noi interverremo a partire dalla fine di maggio anche per gli incapienti. Se poi tecnicamente per gli incapienti sarà necessario che l'esborso avvenga un po' dopo per ragioni tecniche, credo che questo non inficerà la sostanza della nostra decisione politica.